Vincere e perdere, soprattutto le sconfitte, ti insegnano qualcosa. Crederci, crederci sempre e non mollare mai. Salve a tutti, mi chiamo Jacopo Crocchia, ho 30 anni, sono nato e vivo a Roma. Mi piace il calcio, l'ho fatto da sempre, dai tempi di quando da piccolo andavo a scuola calcio al Tour di Quinto, la stessa scuola calcio di Marco Materazzi, ce l'ho nel sangue. Cosa si prova a vivere la Serie A team di persona? Raccontaci un po' come stai vivendo questa esperienza. È un'emozione indescrivibile, considerando che è la prima edizione, quindi siamo coloro che danno il via ad un ciclo che spero ci porterà a grandi emozioni e a grandi soddisfazioni soprattutto. La cosa più importante è godersi il momento e soprattutto gestirlo senza avere rimpianti. C'è qualcosa in particolare che ti ha colpito di questa esperienza? Cosa ti è rimasto più impresso? La prima cosa appena sono arrivato qui è stata proprio tutta quanta la preparazione, considerando anche il momento, perché è ovvio che nei piani originali ci doveva essere anche un pubblico, però nonostante tutto, tutto quanto il tempo, lo studio meticoloso dei dettagli, il palco, tutte queste cose qua, dare tutta questa presentazione a due player che alla fine giocano con un joystick in mano, siamo profondamente onorati e contenti. Facciamo un passo indietro e raccontaci un po' com'è nata la tua passione per PES, come e quando sei entrato in contatto per la prima volta con la serie. Il mio primo contatto è stato proprio ai tempi del Super Nintendo, quando PES si chiamava International Superstar Soccer, avevo 5 anni. Da lì è stato un amore continuo. Siccome mi piace il calcio, giocavo a tutti i giochi di calcio. Poi andando avanti ho preso la strada di Pro Evolution Soccer e da lì non mi sono mai staccato. Quando è che hai iniziato a dedicarti con maggior passione e maggior attenzione a PES e soprattutto al competitive? Ammetto che tutto è cominciato nel momento in cui ho cominciato a partecipare a dei tornei con in palio, una volta c'era una console, di PS2 parliamo, io giocavo sempre con gli amici, tutti quanti giocavamo a PES, quindi eravamo come dire una comitiva che giocava per divertirsi, ovviamente con tanto di screzi, mi ha preso in giro, però era tutto quanto amichevolmente. Il momento in cui ho cominciato a giocare ai tornei, il caso ha voluto che al primo che ho partecipato ho vinto e da lì è partito tutto quanto. E infine sei arrivato a vestire i colori di un club. Raccontaci un po' com'è andata quando sei stato contattato. L'impatto è stato notevole. Un conto è giocare con gli amici, cioè partite così, dove sai che alla fine lì finisce tutto, è così. Qui invece stai giocando per una società che ha puntato su di te, quindi stai rappresentando dei colori, rappresenti la storia di quella squadra, quindi è tutta un'altra cosa. Devi cominciare a conoscere il gioco meticolosamente e non puoi più giocarci e basta, altrimenti vai incontro a delle pessime prestazioni ed è un peccato. Un consiglio che daresti a chi vuole intraprendere la tua stessa strada? Chi vuole approcciare questo nuovo percorso, che è completamente differente dal giocare appunto con l'amico del divano, basta solo una cosa: giocare, partecipare a tornei, vincere e perdere, soprattutto le sconfitte ti insegnano qualcosa, crederci sempre e non mollare mai. Cosa speri di imparare e di ottenere da questa esperienza della Serie A Team? Una maggiore gestione e autocontrollo, essere bravo a capire le situazioni e a non lasciarsi sopraffare dai dubbi e le incertezze. Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi e capi il lupo.